Marco Cellini è tecnico della Vemapla che cura appunto qui nel nostro territorio d'Abruzzo questi impianti di irrigazione. La domanda è di grande curiosità, nel senso l'olivicoltura si coniuga con un pensiero di tradizione, di lasciamo che sia la natura a fare, invece vorrei porre proprio questo quesito: c'è differenza tangibile tra quelli che hanno adottato questi sistemi moderni di irrigazione e invece quelli che lasciano che sia la natura a decidere? Certo, la differenza sostanziale l'abbiamo potuta vedere in annate come quella passata nel 2015, caratterizzata da una grossa siccità, temperature molto alte, e dove appunto si è visto che chi aveva poi la possibilità di irrigare con un impianto a goccia è riuscito a portare a termine la coltivazione con ottimi risultati, potendo poi con lo stesso impianto adottare anche la fertirrigazione, che è molto importante, e quindi dare non solo l'acqua ma anche il nutrimento al momento giusto. E gli impianti di irrigazione a goccia poi consentono un notevole risparmio di acqua. Oggi spesso c'è carenza di acqua, per cui se ci danno una mano questi impianti accrescono il valore della struttura. Tra l'altro, con il sistema in subirrigazione che noi proponiamo sempre, ossia la tecnica di interrare le ali gocciolanti, non lasciarle sospese come si faceva fino a qualche tempo fa, permette di dare acqua e nutrimento direttamente alle radici, risparmiando entrambi in quantità. Risultati sicuri dunque, è una innovazione che funziona. Chi l'anno scorso non aveva la possibilità di irrigare non ha raccolto, o aveva magari un prodotto non di qualità, non uniforme, sottopeso, e quello che riusciamo poi a, diciamo, a stimare in termini di risparmio idrico lo possiamo controllare con dei sistemi di contabilizzazione dell'acqua che proponiamo nei nostri impianti, e con i quali a fine stagione tiriamo fuori poi i dati sul risparmio effettivo che c'è stato in termini di consumo idrico e conseguentemente anche risparmio energetico nel caso dovessimo pompare quest'acqua con pompe elettriche o motopompe. Dopo l'aspetto tecnico sull'irrigazione dell'oliveto da reddito con Marco Cellini di Vemapla, proponiamo altre interviste di carattere più generale. Parliamo della stagione 2016, parliamo di quelle che sono le aspettative, parleremo della Toccolana, una varietà importante per la DOP Prutino Pescarese, parleremo dell'olio in cucina. Stefano Di Giulio, presidente della comunità di prodotto della Toccolana, che è una delle varietà della DOP Prutino Pescarese. Intanto ci vuole ricordare com'è andata quest'anno? Allora, quest'anno è stata un'annata difficile, un po' come tutta, come è accaduto in tutta Italia, però al di là della scarsa produttività, circa il 50% in meno, per il resto chi ha saputo lavorare durante tutto l'anno in campagna con le giuste pratiche agronomiche è riuscito ad ottenere comunque un prodotto di ottima qualità. Quindi io quello che dico è bisogna lavorare sempre bene in campagna fino in frantoio per continuare poi dopo nella conservazione dell'olio per ottenere e mantenere un buon prodotto. Il valore aggiunto della Toccolana per questa DOP? Mi fa una domanda che mi dà opportunità di parlare delle caratteristiche della nostra cultivar, senza nulla togliere chiaramente alle altre due, alla dritta e alla lecino. La Toccolana è un'espressione esclusiva del territorio dell'area casauriense e ha delle caratteristiche particolari sicuramente, quindi se parliamo dell'aspetto organolettico ha un fruttato medio di erba tagliata fresca con delle note di mandorla, carciofo, ma in chiusura la caratteristica è quella che in chiusura ha anche del pomodoro,
che conferisce una vera particolarità a questa cultura. Poi ci sono caratteristiche sicuramente anche per ciò che riguarda la produttività, una cultivar che esprime anche delle buone rese, anche se per quanto mi riguarda io dico sempre che è meglio preferire la qualità alle grandi rese, quindi quando le andiamo a lavorare in frantoio è bene non sfruttare al 100% il frutto, perché magari andiamo a prendere, non prendiamo il meglio del frutto stesso, insomma. Luciano Di Massimo, presidente di Abruzzo Oleum, insomma abbiamo già sviscerato quanto sia stata particolare questa annata e complessa, probabilmente dobbiamo abituarci che questa diventa sempre più la normalità, cioè una condizione che ci deve trovare sempre vigili. Sicuramente sì, bisogna entrare nell'ottica che non basta ricordarsi solo a raccogliere le olive, ma è necessario fare una serie di cure culturali, partendo innanzitutto dalle lavorazioni, potatura e soprattutto controllo delle principali avversità. E l'avversità più pericolosa, particolare dell'olivo, appunto, è la mosca. E la climatologia purtroppo favorisce lo svilupparsi di questo insetto, non avendo più quella stagionalità che si aveva in passato, quindi con inverno rigido e poi estate molto calda, per cui dobbiamo adeguarci, porre attenzione, e la nostra struttura Abruzzo Oleum, appunto, che è un'associazione di produttori olivicoli, pone molta attenzione al controllo di questo parassita, facendo dei controlli, dei monitoraggi sull'attività di questo insetto e quindi intervenendo in modo corretto e oculato. Ingegner Claudio Di Mercurio, frantoio Hermes, produttore di olio extravergine d'oliva a Penne. Allora, ingegnere, ma dove sta andando questa nostra olivicoltura? Sì, c'è un ingresso di nuove leve, di nuove aziende che si stanno sempre più spostando dal discorso della quantità al discorso della qualità, e anche dovuto al fatto di un interesse da parte del pubblico che ricerca sempre di più dei prodotti diversi, magari qualitativamente migliori, un'attenzione ad esempio ai monovarietali che fino a poco tempo fa manco si conoscevano. Ultimamente invece questa richiesta di un pubblico che magari ha fatto i corsi d'assaggio e quindi più competente fa sì che anche le aziende si devono spostare verso una ricerca sempre maggiore della qualità. Penso che ancora sia necessario insistere sull'educazione per far conoscere le qualità davvero dell'olio extravergine. C'è ancora una difficoltà organolettica. Sì, allora la maggior parte dei consumatori purtroppo non distingue tra un olio e un altro. Solo ultimamente con le nuove generazioni e un po' con l'interesse che è cresciuto da questo punto di vista, anche con l'opera ad esempio dei nostri bravi agronomi assaggiatori che hanno portato a crescere praticamente culturalmente, fa sì che il consumatore abbia cominciato a cercare di capire le differenze tra un olio e un altro, a fare attenzione sulle differenze di prezzo ad esempio tra gli stessi oli d'oliva. Se ci sarà una differenza di prezzo, qualcuno ha cominciato a chiedersi il perché. Fabio Ferrara, Osteria del Tarassaco, Rivisondoli, con lui parliamo di olio in cucina. Ogni sostanza che noi andiamo a toccare in cucina ha necessità del suo olio, che ha delle caratteristiche ben precise, quindi quando si lavora la bietola, quando si va a lavorare il cardo, quando si va a lavorare un'altra verdura, ogni verdura ha necessità di oli diversi, anche perché la nostra regione comunque, che ha 23 tipologie di olive, ci può in cucina far divertire. Quindi la cosa importante è comunque ricominciare dall'olio, dall'ABC dell'olio in cucina, ricominciare a lavorare con l'olio extravergine d'oliva italiano. Oggi tutti parlano di Evo, ma di Evo italiano pochi ristoratori usano Evo italiano. Questa è una bella tiratina d'orecchie che ha fatto ai suoi colleghi. Io giro per i ristoranti, quindi vado a mangiare fuori, quindi mi rendo conto di quello che usano. Ma si usa poco l'Evo, olio extravergine d'oliva, perché costa di più dell'olio, ecco, quella è la ragione. È chiaro, tenga conto che oggi un olio spagnolo costa 4 euro, un olio italiano, un olio abruzzese quest'anno costa intorno tra i 10 e i 12 euro litro. Quindi, insomma,
il problema sta soltanto lì. In cucina, lei ha detto che... Ovviamente però, perché poi in cucina se si usa un olio extravergine fatto come si deve, anche in Abruzzo ci sono grandi olivocultori, se alla fine uno si sa fare i conti e sa usare l'olio, i costi si abbassano notevolmente, viene a costare meno di 4 euro. Vogliamo fare qualche piccolo esempio? Lei dice che usa nella sua cucina, nel suo ristorante, ben 60 oli. A crudo, sì, una sessantina dell'anno scorso, con la raccolta dell'anno scorso, circa 60 tipologie di olive italiane. Poi in cucina lavoro con 4 oli diversi, quindi con 4 sfumature diverse, con 4 acidi oelici diversi, con 4 polifenoli diversi. Mi ha detto che c'è stata una buona produzione in provincia dell'Aquila quest'anno. Abbiamo una grossa produzione, ma soprattutto ecco, la gentile dell'Aquila, la rustica, quindi tra Pettorano, sono piccole, Pettorano sul Gisio, Prezza, sono delle piccole realtà, Pacentro, insomma tutta la zona dell'interno aquilano che riesce a dare dei grandi oli. Ma comunque l'Abruzzo non è solo l'Aquila, l'Abruzzo soprattutto è Pescara, Chieti, è Teramo, quindi i 23 tipologie di olive che ci sono bisogna saper lavorare, usare i loro profumi, perché usare l'olio come starter a crudo, come starter di tutti i profumi, perché la cucina che sarà domani sarà una cucina dove il piatto verrà lavorato con un olio, ogni persona avrà un olio diverso in base alle proprie caratteristiche personali, in base se una persona è razionale o irrazionale, quindi in base ai propri piaceri. Questo gioco di sapori, di profumi, saper usare questo starter, far sentire alle persone quello che vogliamo fargli sentire, per dare a loro piacere, perché la cucina domani sarà solo piacere.